Più che dire che il presidente abbia rassicurato tutti quanti qualche settimana fa, io non so cosa potrei dirvi. Quindi noi siamo tranquillissimi, la squadra ci allena oggi pomeriggio e sicuramente noi l'unica cosa che in questo momento possiamo fare è non pensare a queste cose qua, perché alla fine a me mi sembra che ogni paio di settimana viene fuori qualche discorso che a noi non ci riguarda per nulla. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è che la squadra deve pensare alla partita di sabato e credo che sia il crocevia della stagione, perché dovessimo fare il risultato, abbiamo ancora delle buone speranze per andare direttamente in A. Sicuramente poi dovremo fare punteggio pieno le partite che rimarranno. Per i punti persi per strada ci può stare, se arriva qualche fischio ci mancherebbe, quello può capitare, ma io dico che comunque la squadra nelle ultime 15 ne ha perse una, cioè, magari ne ha pareggiato un paio che doveva vincere sicuramente, ma quelle partite che bruciano più di tutte sono per me sono quella di Pescara e quella di Vercelli, perché c'è stato magari il pareggio di Novara in cui sei stato in difficoltà, quindi qualche pareggio se arriva ci sta, però se i tifosi sono delusi, perché comunque la squadra sono non so quante partite, praticamente da inizio stagione che sta sempre nei playoff, non capisco bene il motivo, ma ci può stare. Poi se ci fischiano perché la squadra qualche volta gioca meno bene, anche quello fa parte del calcio, quindi ci sta. Ma a me mi sembra più o meno di capire perché i tifosi sono un po' delusi, un po' frustrati, perché comunque non è un discorso di quest'anno, ma è un discorso di che parte di tanti anni fa e lo sappiamo bene tutti quanti per quale motivo sono frustrati. E sicuramente io li capisco molto bene, ma anche la squadra li capisce, perché comunque una tifoseria che è stata tradita. E da quel momento lì, sappiamo bene il discorso, quindi da quel momento lì magari anche i tifosi sono stati un po' distanti e posso capirli, però credo che ormai sono passati talmente tanti anni e diciamo che questa cosa qua deve un po' cambiare. È importantissimo per il crocevia della stagione, credo, anche come lo era comunque la partita di Palermo, se avessimo perso quella lì, sicuramente noi. Diciamo che le speranze per il secondo posto erano veramente poche. Sicuramente il pareggio di Palermo ci dà comunque anche ancora un paio di speranze per poter ambire al secondo posto, lo sappiamo bene. E sicuramente sabato abbiamo bisogno che ci diano una mano. Dobbiamo lasciare stare tutto quello che è successo, anche il discorso di oggi del deferimento, dobbiamo lasciare stare perché noi l'unica cosa che possiamo fare è dobbiamo farla e dobbiamo vincere sabato perché è importantissima, perché non vincere sabato, bisogna essere onesti, sarebbe veramente dura, poi siccome rimangono poche partite diventa veramente dura. L'unica cosa che posso chiedere, come l'ho detto prima, è che vengano a darci una mano, lasciamo stare tutto quello che è successo, lo sappiamo che certe partite non sono state belle, non abbiamo dato, che ne so, quelle che volevano. Però mancano 3 partite, cerchiamo di farle il meglio possibile e poi se qualcuno avrà qualcosa da dire, che ci fischiano, che ci criticano, non c'è nessun problema perché alla fine fa parte del calcio, ragazzi. Quindi credo che in tante piazze i giocatori vengono fischiati, vengono diciamo insultati, ma alla fine ragazzi siamo tutti belli grandi vaccinati e dobbiamo fare anche parte di questo calcio qua. Parlando del Perugia, credo una squadra che intanto era forte all'andata, l'unica cosa che è stata un po' sottotono, quindi dal girone di ritorno si è rimessa in piedi cambiando anche modulo, prendendo un giocatore come Diamanti, anche Gustafsson, comunque sono giocatori di grande valore e che lo erano già di Carmine, Cerri, tutti questi. Una squadra anche se. Oh, posso andarci? Ecco. E quindi una squadra che comunque, anche se ultimamente vabbè, ha perso un paio di punti. È una squadra forte e noi lo sappiamo e sicuramente dobbiamo stare attenti a questi qua perché rischiamo anche di fare brutte figure se non stiamo attenti. Però comunque la squadra ultimamente c'è, a parte la sconfitta con l'Ascoli che è stato uno scivolone, la squadra c'è, sicuramente affronteremo come fosse, lo sappiamo già che è una finale per noi. L'unica speranza nostra è che noi dobbiamo vincere queste 3 partite, ragazzi. Sicuramente saranno difficili, ma saranno altrettanto difficili le avversarie del Frosinone, le avversarie del Parma che noi affronteremo tra un paio di giorni. Sarà difficile per tutti perché ci sono tante squadre che si devono salvare, ci sono quelle che devono lottare per salire, per i playoff, praticamente anche se sono praticamente chiusi, bisogna vedere il discorso di
della partita, previssimo quello che succederà sabato. Però non è facile, perché nonostante la Pro Vercelli si deve salvare, l'Alternas si deve salvare, quelle che devono lottare per i play-out, sarà dura per tutte. Non credo che la partita di sabato chiuderà certi discorsi, perché alla fine tante squadre hanno bisogno veramente di punti e non sarà facile per nessuno. La nostra squadra è un po' strana, perché è capace di tutto, come pareggiare, che ne so, sta bene. Sta sopra di due gol contro Pescara. Il secondo tempo riesce magari a sparire, a prendere gol all'ultimo secondo e rovinare un po' tutto. È capace di pareggiare a Palermo anche un uomo in meno, poi difendersi anche se mancano pochi minuti a difendersi in nove. Quindi diciamo un po' strana, è capace di tutto. L'abbiamo dimostrata l'andata. Cioè, certo, il gioco magari l'andata è stato un po' più brillante del girone di ritorno, però. Per me quello che conta è che questa squadra, se non sbaglio, secondo i miei calcoli, ha 2 punti in meno, cioè in questo momento dico, rispetto all'andata, cioè 2 punti, quindi alla fine più o meno siamo lì. Poi che il gioco certe volte non era bellissimo, ragazzi, ma chi se ne frega, sinceramente, in questo momento abbiamo bisogno di punti e basta. Anche se non abbiamo mai fatto i playoff, non saprei dirti, sono. Come ho detto prima, sono difficili da affrontare, però dal momento in cui arriva il playoff, secondo me potrebbe cambiare tutto, perché noi sicuramente se noi dovessimo giocare in casa la prima partita dei playoff, non so come andrà a finire, sicuramente avremo da nostra parte la tifoseria, perché potrebbe cambiare. Credo che nel derby abbia dimostrato che tipo di tifoseria abbiamo noi e lì ci potrebbe dare una mano.